Raffaele Chiarelli, questa è una mostra Antiquariato in Valle d'Itria che da sempre vanta sezioni di vintage, sezioni di antiquariato, come anche sezioni di modernariato. In questo che è il sabato conclusivo della mostra, il penultimo giorno della stessa manifestazione, quale secondo te è stata la sezione che più di ogni altra ha riscosso successo? Allora, guarda, l'antiquariato ha sempre il suo fascino. Avere tanti gazebi, tantissimi, tanti espositori con l'antiquariato vuol dire per noi segno di lustro e di importanza, però non ti nascondo che quest'anno, contrariamente anche agli altri anni, anche se anche dall'anno scorso, da un paio d'anni, c'è il giovane che si sta avvicinando tantissimo al mobile antico, però ristrutturato e restaurato in un certo modo particolare, che comunque crea tanto arredamento. E in effetti dove siamo seduti adesso già vedi che comunque sia questo signore, la Ciannamella di Pasano, crea questi mobili in un modo particolare, utilizzando anche vecchi utensili oppure vecchi oggetti per creare degli ambienti sempre più vivi, più caldi, più calorosi, come vogliamo renderli. Sì, è sicuramente qualcosa di ricercato quello che possiamo apprezzare in questo stand. Come diciamo prima, le sezioni che si diversificano tra di loro permettono di godere anche di un target davvero eterogeneo. Cioè davvero i visitatori si avvicinano a questa mostra non solo perché appassionati di antiquariato, ma anche perché vogliono vedere qualcosa di nuovo, qualcosa che possa stimolare il loro interesse. Proprio a questo proposito ti chiedo, terminata la giornata di Ferragosto, come ritieni siano state il livello delle visite da un punto di vista di numeri e quindi di affluenza? Io ritengo che il trend di quest'anno sia in crescita come rispetto a tutti gli anni, ogni anno è un crescente. Certo, possiamo dire che durante le ore mattutine, magari per il caldo del posto, la gente gettona un po' meno, però fino alla serata riusciamo a recuperare e il trend è sicuramente in aumento come ogni anno. Ed è da ricordare ovviamente che ci aspettano le giornate di sabato e di domenica, dove la mostra effettuerà orario continuato e che sono le giornate forse principali di tutti i 9 giorni. Sì, diciamo che noi saremo aperti ancora oggi e domani, dalle 9 alle 23 e dalle 9 alle 23 anche domenica, l'ultimo giorno. Pertanto ci auguriamo che tutti quanti veniate a visitarci proprio per cogliere l'ultimo oggetto dell'ultimo momento. Va benissimo, ringraziamo allora Raffaele Chiarelli, vicepresidente dell'Arca Promoter, per la disponibilità, la consueta disponibilità che ci ha offerto.